Ciao lettori, sono Pachito, rieccoci con la video recensione del Lettore Medio. Il libro del quale parlo oggi è Scrivere gialli di successo di Paolo Roversi, libro pubblicato da Editrice Bibliografica, casa editrice che desidero ringraziare per averci dato la possibilità di leggere e recensire un volume particolarmente interessante, assolutamente imperdibile per tutti coloro i quali amano questo genere. Partiamo dal presupposto. Paolo Roversi suggerisce all'aspirante scrittore innanzitutto di diventare uno straordinario lettore. Già, sembra una cosa scontata, ma vi assicuro che non lo è, perché Roversi, partendo da Edgar Allan Poe ed arrivando agli autori contemporanei, dispensa una serie di suggerimenti di lettura che, a mio parere, devono essere assolutamente seguiti. Una volta che si hanno le spalle abbastanza larghe, perché si è maturata una certa esperienza da lettore, ci si può avvicinare alla scrittura con una serie di esercizi che vengono suggeriti tra le pagine di questo volume. La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che Roversi parli in prima persona, ovvero non si limiti a dispensare consigli di lettura e suggerimenti sugli esercizi da svolgere, ma racconta quella che è la sua esperienza sul campo. E parliamo di un autore che è appunto scrittore, sceneggiatore, giornalista, che da circa 20 anni si è votato completamente alla causa del giallo, pertanto è un lettore molto esperto, soprattutto uno scrittore che si è messo alla prova continuamente. Soprattutto è consapevole che qualunque romanzo è perfettibile. Pertanto, lui suggerisce innanzitutto di scrivere, di mettere in pratica la propria idea partendo da un presupposto. È fondamentale avere una scaletta, un'ossatura di quella che sarà la storia, partendo dall'inizio, arrivando alla fine, con tutta una serie di passaggi, e poi piano piano implementare questo lavoro. Vi renderete conto col tempo che con una buona intelaiatura andare a riempire le pagine non sarà poi così complicato. Chiaramente, consapevoli che bisogna studiare il genere, bisogna avere anche delle competenze talvolta di natura forense, di natura medica, per non violare il patto col lettore. Questa è un'altra cosa molto importante. E soprattutto, una cosa che può essere estesa tranquillamente dal giallo a qualunque altro genere, è fondamentale avere la Bibbia dei personaggi. Di ognuno di loro bisogna sapere non soltanto nome, cognome e connotati fisici, ma la storia, un evento che può averlo traumatizzato, il giorno del suo compleanno, la persona che più ha amato in infanzia e l'ultima persona con la quale ha parlato al telefono, perché il lettore si aspetta tutto questo. Suggerisce inoltre di seguire la tecnica dello show don't tell, ovvero di mostrare le cose senza raccontarle, perché ci si deve rendere conto che per un genere come il giallo è fondamentale che ogni pagina, ogni riga, ogni parola spinga il lettore a fare quello che tutti gli autori sognano, ovvero che il lettore volti pagina perché vuole sapere come va a finire questa storia. Ho trovato anche molto interessante il fatto che lui abbia condiviso l'esperienza di altri autori. Penso appunto a Knox, penso a Stephen King, a Carlo Lucarelli, tutta una serie di utilissimi consigli che poi attendono solo di essere messi in pratica. Preparatevi a riempire gli scaffali della vostra libreria con i numerosi suggerimenti di lettura che ha dato Roversi e soprattutto mettetevi alla prova, perché poi forse questa è la cosa più importante, che dà valore a un libro assolutamente imperdibile. Lo mostro nuovamente, eccolo qua, Scrivere gialli di successi di Paolo Roversi, edito da Editrice Bibliografica. La video recensione termina, ma mi raccomando, continuate a seguirci per nuovi suggerimenti di lettura. Ciao a tutti!